Cari amici e amiche, meditiamo l'11ª stazione della Via Crucis. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava. «Neanche tu hai timore di Dio, che sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». 11° pit stop. Gesù è inchiodato alla croce. Siamo arrivati ai piedi del crocifisso. Lo abbiamo seguito ed accompagnato lungo la via dolorosa. Ed ora eccoci qua sotto la croce ad assistere alla brutale esecuzione della condanna a morte. Il crocifisso dovrebbe essere per noi giovani il centro di gravità permanente della nostra vita. Il crocifisso non è un amuleto portafortuna, ma è e dovrebbe essere la password della nostra vita, di giovani credenti, che ci permette di aprire le porte del nostro cuore, troppo spesso blindate e chiuse con doppia mandata. La croce dovrebbe essere la bussola del nostro discernimento quotidiano, invece l'abbiamo trasformata in un oggetto da appendere al muro o come motivo per fare una battaglia politica e mediatica, per un proprio tornaconto personale. Il vero problema è se noi aderiamo alla logica del crocifisso e della croce, perché troppo spesso pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte. Gesù è inchiodato alla croce. Non basta fermarsi a riflettere, non basta commuoversi, non basta adorarla. È necessario lasciarsi stravolgere la vita dalla sua logica. È necessario prendere sul serio la propria vita per farne un capolavoro. È necessario che questa croce venga conficcata sul Calvario nel nostro giovane cuore, traboccante di sogni e desideri. La crocifissione di Gesù non può lasciarci indifferenti. È arrivato il tempo di riprendere il cammino verso casa. La direzione ci verrà indicata passo dopo passo dalla croce, che come un navigatore satellitare ci condurrà al crocifisso. Non importa se ci siamo persi lungo le strade caotiche ed affollate del nostro cuore, non interessa se ci troviamo sulla strada a scorrimento veloce della nostra vita, non importa se ci siamo persi lungo la circonvallazione della nostra ingarbugliata giovinezza. È tempo di svoltare per prendere la mulattiera che ci conduce al Calvario. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che sei stato inchiodato alla croce, ascolta le nostre preghiere. Per i giovani, affinché la croce possa pendere sulle loro decisioni senza paura di fare scelte controcorrenti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, affinché la croce possa diventare la bussola per il loro discernimento quotidiano e la chiave per aprire il proprio cuore a Dio, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, perché possano sposare la logica della croce come via per raggiungere la felicità vera e duratura, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Dio, Padre della misericordia, aiutaci ad aderire alla logica del crocifisso, affinché la croce possa diventare la bussola per il nostro discernimento quotidiano. Per Cristo nostro Signore. Amen.